tra i primi, edito dal comune di Alvignano, è il titolo di un libro presentato presso la sala consiliare del comune di Alvignano, scritto dal giornalista Vincenzo Corniello, che ripercorre le tappe principali della vita di un personaggio molto caro alla città. L'ex provveditore agli studi Angelo Marcucci, già sindaco della città, presente alla manifestazione. Lo testimonia la presenza massiccia del mondo della scuola, dei tantissimi amici, dei numerosi uomini di cultura intervenuti e tante anche le autorità di ogni ordine e grado che hanno presenziato la cerimonia. L'incontro è stato moderato dal giornalista del Corriere della Sera, Angelo Agrippa, in una sala gremitissima, come si vede dalle immagini, davanti ad un festeggiato commosso anche davanti alle nostre telecamere. Benedetta Muncillo, a margine dell'evento, lo ha avvicinato per noi. Cosa rappresenta per lei questa giornata e come la sta vivendo? Bellissimo. Esagerato. Esagerato per la mia persona. Però ringrazio tutti e sono onorato. Grazie. Ho fatto solo il mio dovere, nulla di più. Telegrafico l'organizzatore e autore del libro, Vincenzo Corniello, che ha sintetizzato così le motivazioni che lo hanno spinto a questa sua ultima fatica. Come nasce l'idea di questo libro? Sono stati gli amministratori comunali di Alvignano che hanno voluto festeggiare il provveditore Marcucci perché è stata la carica istituzionale scolastica più importante dell'Alto Casertano. Infatti mai si era avuto un provveditore agli studi in tutta la nostra zona, cominciando da Gaiazzo e finendo a Capriate e a Volturno. Infine l'assessore alla cultura del comune di Alvignano, Franco Lavecchia, che ancora una volta ha dimostrato il suo profondo impegno culturale per la sua città. Ennesima riconferma di quanto lei si impegni per queste manifestazioni culturali importantissime. Sì, oggi in realtà noi questo evento l'abbiamo fatto grazie al dottore e amico Angelo Francesco Marcucci per la sua brillante carriera. In realtà noi come amministrazione comunale dal primo momento abbiamo voluto tributargli questa manifestazione, questa giornata. Ricordiamo, Angelo è un amico e nello stesso tempo ha fatto una brillante carriera nel campo del Ministero della Pubblica Istruzione. È stato insegnante, direttore didattico, ispettore ministeriale ed è stato poi provveditore agli studi di Benevento. Quindi veramente un giusto tributo a una persona veramente professionalmente preparata e che è stato sempre disponibile in tutti i campi della vita sociale.